Io sono Emanuele Del Gatto, rappresentante dell'Istituto De Filippi Sgaldi di Cava dei Tirreni, il quale al rientro delle vacanze ha riscontrato le problematiche di infiltrazioni tali al tal punto da dover chiamare i vigili del fuoco e comunque di rendere inagibile quello che è effettivamente un piano della struttura e quindi di non aver aperto ai ragazzi quelle che sono 8 aule effettivamente. Noi ci ritroviamo in questa situazione nella quale la provincia, invece di tutelarci, effettivamente non fa altro che rattoppare il parabile. In effetti hanno eseguito un intervento rapid nel quale hanno semplicemente pulito quello che è il tetto, che in realtà a noi è privo di alcun tipo di isolante, di conseguenza questa situazione si ripresenterà sempre in futuro. E questa è una situazione non nuova in un certo senso, perché comunque è un problema strutturale della scuola che vige già da 15 anni. Ma al ritorno alle nostre vacanze il problema è stato insostenibile da parte degli alunni, i quali si sono ritrovati addirittura da fare lezione all'interno di aule un po' più grandi in due sezioni diverse, totalmente diverse. E quindi noi siamo qui oggi, come può notare, a batterci per i nostri diritti, che è quello del diritto allo studio. Allora, io sono Fabio Trezza, rappresentante dell'Istituto F. De Filippi Sgaldi di Cava dei Tirreni, e oggi ci siamo recati qui perché siamo consapevoli del fatto che bisogna ed è necessario lottare per il diritto allo studio, e non esiste diritto allo studio se non abbiamo scuole sicure. Al rientro dalle vacanze natalizie ci siamo trovati in una situazione pessima. Noi viviamo in una scuola che non è a norma perché non abbiamo scale d'emergenza, abbiamo un tetto che perde e che crea numerosissime infiltrazioni con eventuali perdite di intonaco che mettono a grave rischio la salute degli studenti. Noi siamo qui anche per protestare contro queste politiche governative che investono nel modello di scuola azienda senza tutelare quelli che dovrebbero essere i diritti fondamentali degli studenti, che è appunto la sicurezza degli istituti, garantire un'istruzione di qualità e accessibile a tutti. E siamo qui perché è da diverso tempo che ci mobilitiamo. 2 anni fa ci mobilitammo con un'occupazione di oltre 10 giorni, l'anno scorso richiedemmo numerosissimi incontri alla provincia e sistematicamente le nostre richieste vengono ignorate e non vengono rispettati gli accordi che vengono concordati insieme agli enti competenti. Oggi siamo qui, in questo momento stiamo occupando la provincia di Salerno con il nostro istituto e attendiamo un incontro con un delegato che ci parli e ci dia delle assicurazioni e delle garanzie di intervento immediato per la messa in sicurezza dell'istituto.